Mancano piste ciclabili ovviamente, mancano spazi per le biciclette, la cultura non è quella che dovrebbe essere, però nei paesi limitrofe, nell'Interland, tipo i paesi di San Sparate, la bicicletta l'uso è diffusissimo, no? Oh Mizzega, tu pensa che passando dal parco di Molentargius a Cagliari, la gente, il quarto Cagliari, la congestione classica ci mette 30, 40, 45 minuti. Beh, sul parco di Molentargius sarebbe un quarto d'ora in bicicletta. Dunque, abito in un sobborgo di Cagliari, non a Cagliari, dove è più facile spostarsi in bicicletta, ma con un raggio di 1,5 km si percorre tutto l'abitato, quindi è assolutamente assurdo muoversi in macchina in quella dimensione. Ciò nonostante sono tra i pochissimi, poche decine di persone, forse 50 persone che usano regolarmente la bicicletta in quel paese. Dicevano, non c'è un segnale che sta cambiando qualcosa con Z, lei è d'accordo? Ho visto che la differenza in effetti non ci sono ancora state. Ho visto che tu prendi la bici, ne esci fuori, rischi la vita. Non è la possibilità di utilizzare dei mezzi alternativi. Come ti chiami? Kevin Bruce Legg. Guarda in camera, cosa vorresti per la ciclabilità di Cagliari? Una maggior sensibilizzazione dalla parte dell'amministrazione pubblica, in particolare l'ufficio dell'urbanizzazione e mobilità del traffico, di togliere dirigente che sta lì da anni 60, che è padre della macchina qui a Cagliari. Come ti chiami? Rosaria. Silenzio, se no sentiamo Rosaria. Vai. Vorrei che mi permettesse di girare sia in città che fuori dalla città con molta tranquillità in bicicletta, ma non solo in bicicletta, ma anche a piedi, perché anche i pedoni hanno i nostri stessi problemi. Lino Bistrusso. Cosa vorresti? E vorrei che l'amministrazione a questo punto, che è la cosa più semplice che potesse fare, è sensibilizzare i cittadini a rispettare i ciclisti, In che modo? proprio educandoli, dicendo che hanno gli stessi diritti degli automobilisti. Virgilio Scano, io vorrei che veramente cambiasse totalmente quello che è la mobilità sostenibile a Cagliari, quindi a partire dalla metropolitana leggera, che sappiamo che è in fase di progettazione. Dalle linee preferenziali per i bus, dalla pedonalità della città, quindi del centro storico. Gianni Vargiu. Cosa vuole lei dell'amministrazione? Testa, perché se ci confermiamo sui risultati non ci vuole tanto, eh. Io veramente vorrei. Tu metti il premio di produttività. Premio di produttività, beh, leghiamolo a quanti ciclisti vanno in giro. Sarebbe una meraviglia, eh? Funzionerebbe.